Siamo a Converflex con Enrico Parisini, titolare di Edigit. La società compie oggi 25 anni. Da sempre focalizzata nel mercato delle arti grafiche, propone invece diverse soluzioni anche per il settore del packaging. Ce ne può parlare? Dunque, l'azienda Edigit è nata 25 anni fa. Bene, ed era specializzatissima per il mercato del foglio, quindi bobina, foglio, e ha pensato bene di andare verso il mondo del packaging. Sono diversi anni che stiamo introducendoci su questo. Perché? Perché ovviamente è uno dei mercati che ancora tira. Bene, le aziende grafiche purtroppo, diciamo, hanno avuto qualche piccola flessione, bene, che si stanno però stanno risalendo un po' la china. Bene, e quindi ci stiamo dedicando soprattutto, diciamo, al packaging per ciò che riguarda etichette, bene, packaging e anche verso la flexo. Che valore ha per Edigit la partnership con un brand riconosciuto come Esco? Beh, Esco è leader internazionale, bene, per il mondo del packaging ed altro. Bene, Edigit ovviamente, andando verso il packaging, le etichette eccetera, ha dovuto cercare un partner, bene, per cercare di essere competitiva anche, diciamo, con i flussi di lavoro. Era quello che ci mancava, mentre con Esco abbiamo completato tutta la nostra brand. L'e-commerce ha stravolto le logiche commerciali. Ci parla della soluzione Edigit in questo ambito? Ovviamente l'e-commerce è il futuro. Non è ancora conosciuto bene in Italia. Ma perché? Perché siamo arrivati, come al solito, un po' dietro all'altra onda che c'è nel mercato, diciamo così, internazionale. Bene, in Italia abbiamo avuto PixArt, che è stato uno dei promotori. Però adesso anche le aziende stanno capendo che senza, diciamo così, un e-commerce, bene, è difficile andare avanti e procedere. Quindi l'e-commerce non è altro che un mezzo, bene, per rimpinguare un po' quel lavoro che è mancato. Ed è molto probabile, capito, che le aziende riconoscono in questo una bella soluzione.